Filippo Lanciani, allora, prima di introdurre la prossima partita facciamo un piccolo passo indietro. Che è successo domenica, una battuta d'arresto un po' inaspettata? Sì, allora, ciao. Domenica è successa una gara, no, diciamo, per noi, anche se in settimana l'avevamo preparata bene. Infatti il primo set siamo stati subito, abbiamo crediti fin da subito, e solo che poi abbiamo fatto molti errori che non dovevamo permetterci, però ci è servito la lezione per la prossima settimana in trasferta. Che vi ha detto il coach a fine partita? Ma no, il coach a fine partita ci ha fatto analizzare più che altro gli sbagli che abbiamo fatto nei momenti decisivi, però ci ha detto di ripartire a zero, più carichi di prima, per affrontare queste ultime 5 partite più grintosi che mai. E anche perché adesso i punti valgono doppio, insomma, siamo alla fine della regular, quindi la classifica è cortissima. Sì, per noi adesso è come se sono cominciati i playoff, quindi ogni partita in casa, trasferta, dobbiamo immaginare più punti possibili. Come fossero cominciati i playoff, ma bisogna ancora raggiungerli. Sì, sì, però per noi ora è come se fossimo ai playoff. E allora c'è questa difficile trasferta a Prata di Pordenone, perché loro sono, come voi, alla ricerca di punti utili. Sì, Prata è una squadra molto forte, io personalmente già l'ho incontrata l'anno scorso, in passato, e sono una squadra giovane, molto giovani forti, e niente, dovremo andare in trasferta e fare la nostra miglior partita. All'andata fu tutto molto semplice qui, ma si prevede un'altra partita? Sì, all'andata loro non avevano alcuni giocatori titolari, però noi dobbiamo fare la nostra partita, la nostra pallavolo, la sappiamo fare e dobbiamo scendere più grintosi che mai in campo. Quindi non si guarda l'avversario, ma dovessi dire un punto dove loro sono più malleabili? Ma loro sono forti molto in battuta, però noi abbiamo una ricezione pronta a sfidarli e più che altro a vincere la partita di domenica. Tu sei pronto? Domenica hai dato il tuo apporto, insomma, quando vieni chiamato? Ma sì, io mi tengo in settimana, do sempre il possibile per farmi trovare pronto in qualsiasi momento, per aiutare la squadra, e niente, spero che il mio contributo possa servire a qualcosa.